Antonio De Caro, sindaco di Bari e qui a Manfredonia, sindaco dei sindaci, nonché amministratore pubblico più amato dagli italiani. Qual è il segreto di essere un buon amministratore per una città come Manfredonia che si appresta a tornare alle urne dopo qualche anno dallo scioglimento? Ma io credo che per un amministratore non ci sono particolari segreti, bisogna ascoltare i cittadini, lavorare insieme ai cittadini e cercare di mantenere gli impegni che si sono presi. In questa maniera alla fine credo che il consenso arriva, come arriva la stragrande maggioranza dei sindaci del nostro paese, che con impegno, con responsabilità, con dedizione, anche, devo dire la verità, con un po' di guai giudiziari nell'ultimo periodo, anche senza particolari motivi, continuano ad amministrare le città del nostro paese. Speriamo che la ripresa arrivi subito e non potrà che partire dalle municipalità. È sempre stato così nella storia, visto che siamo in un luogo storico. La storia del nostro paese ci insegna che la ripresa riparte sempre dalle municipalità. È successo con il Medioevo, è successo nel corso degli anni e succederà anche dopo questo periodo difficile della pandemia. Per Bari, con la sua sindacatura, è stato un rinascimento, è passata da una città anonima anche bistrattata del sud ad una meta turistica celebrata anche da importanti network internazionali. Su cosa ha puntato? Ma io credo che il motivo principale sia stato un ritrovato orgoglio da parte dei cittadini baresi, l'orgoglio di essere cittadini della città di Bari. Poi ci sono state tante coincidenze, la regione Puglia che ha lavorato costruendo il brand Puglia, Aeroporti di Puglia, che con i voli aerei low cost permette di raggiungere la mia città da tutta Europa. Nel 2019 c'è stata un'ulteriore coincidenza importante, Matera, capitale europea della cultura, in questa sinergia con la mia città, che ha sempre considerato Matera come una città sorella, ma anche a Puglia Film Commission, Puglia Promozione. Per restare alla Puglia Film Commission, molti degli scorci della mia città sono diventati lo scenario di film che hanno girato in tutto il mondo, da film nazionali, fiction, non so, penso a Lolita, Lo Bosco, che è stata la fiction più vista sull'ammiraglia della Rai, fino ad arrivare al film internazionale girato dal regista Ponti, che aveva come attore principale, attrice principale, la mamma Sofia Loren. Quel film è stato candidato al Golden Globe, è stato candidato agli Oscar, credo che sia un riconoscimento importante. Quelle immagini della città hanno fatto il giro del mondo. E Bari si appresta ad avere un nuovo gioiellino grazie a Tresoldi. Siamo nella sua prima opera, Tresoldi ha spiccato il volo da Siponto, da Manfredonia. Ci può anticipare qualcosa su quello che sarà il nuovo lavoro che farà Tresoldi a Bari? Tresoldi è diventato un artista ormai di caratura internazionale, forse anche grazie a quest'opera, e anche il sito di Siponto, grazie a quest'opera, oggi fa migliaia e migliaia di visitatori ogni anno. Spero possa accadere la stessa cosa nella mia città. Nella mia città c'è stato un bando da parte della sovrintendenza, a quale bando hanno partecipato diversi artisti di arte contemporanea. Tresoldi ha vinto quel bando, ha fatto una proposta nell'area archeologica di San Pietro, vicino Santa Scolastica, uno dei luoghi più pregiati dal punto di vista archeologico della mia città, e spero che tenere insieme l'arte contemporanea e la storia possa permettere alla mia città di esercitare in quel luogo in particolare anche una sorta di marketing attrattivo. Servirà sicuramente per i cittadini baresi e pugliesi, che avranno l'opportunità nel guardare l'opera di Tresoldi di scoprire anche la loro storia, perché lì c'è il museo archeologico della città metropolitana, ma servirà anche a dare slancio economico e sociale alla città di Bari grazie ai turisti che credo verranno per guardare quell'opera. A proposito di turisti, il dibattito sul Green Pass è ormai sulla bocca di tutti. I sindaci come si stanno interfacciando rispetto alle nuove normative che pare si inaspriranno dopo il 15 agosto? Ma per noi, se il Green Pass serve a far stare più sicuri chi frequenta alcuni luoghi, alcuni spazi al chiuso, tanto di guadagnato. Crediamo che sia importante proseguire anche con la campagna vaccinale, perché con la campagna vaccinale
non rischiamo la vita noi e non facciamo rischiare la vita economica delle attività che nelle nostre città finalmente hanno riaperto, e nemmeno tutte, perché ci sono ancora le attività di svago, le discoteche che sono ancora chiuse. Con la campagna vaccinale ci metteremo in sicurezza, nessuno di noi perderà la vita, è difficile andare in ospedale se hai fatto due dosi, questo ci dice l'autorità sanitaria nazionale. Contemporaneamente non rischieremo di chiudere un'altra volta, una terza chiusura per alcune aziende delle nostre città non riuscirebbero a sopportarlo, sarebbe un duro colpo, rischiano di non riaprire più. Ultima domanda, Sindaco, il PD è un partito vivo, lo dimostra Manfredonia con una tre giorni, quello della festa dell'unità è un rito indissolubile, un partito vivo nonostante le difficoltà, resisterà l'asse con i 5 Stelle, quali saranno i traguardi futuri che si deve porre il PD a livello locale e nazionale? Ma io penso che sul territorio non è facile imporre delle decisioni che sono state prese dall'alto. A Roma sicuramente questo rapporto tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, grazie anche alla leadership di Giuseppe Conte, credo che andrà avanti, sarà un'alleanza che durerà almeno fino alle elezioni politiche, poi si vedrà che succederà con le elezioni politiche. Sul territorio dipende molto dalla base, dai cittadini, non si possono fare delle fusioni a freddo, ci sono alcune comunità dove è stato facile presentarsi alle elezioni nella stessa coalizione per le elezioni amministrative, altre comunità dove questa possibilità non è stata possibile raggiungerla.